Arriva l'anno 1968, anno di turbolenze giovanili. Nella variopinta cornice della Biennale di Venezia si consumava la più inverosimile delle contestazioni. Tre giovani personaggi della letteratura fuggirono dalla loro condizione di eroi di carta nel tentativo estremo di diventare comuni mortali, inseguiti dai rispettivi implacabili autori. Ecco la loro storia. Ma dove sono? Strano mondo. Hey, bella Belinda, innamorata, parla da sola con l'insalata, e non guarda il piatto, ma la finestra, scende una lacrima nella minestra, gioca col pane, bella Belinda, fa le palline con la mollica, nel suo bicchiere. L'amore è qualcosa che si mangia a cena? Non capisco. Sembra importante, ma non so che cos'è. Il mio autore non è stato certo chiaro. O forse ha tentato deliberatamente di confondermi le idee. Non mi ci raccapezzo davvero. Fermi tutti! No, no, no! Donatello! Dove andrà, inesperto della vita? Ma guarda, sono un autore in cerca di personaggio. Pirandello? No, Donatello. Situazione modernissima, antipirandelliana. Cerchiamo i transfughi. Siamo due autori alla ricerca del personaggio. Che cos'è l'amore? Possibile, ragazzo, che non lo sai. È qualcosa che può avere a che fare con noi. Vieni, vieni con noi. Che vuoi fare tutto solo? Ma vieni con noi. Strano, non timidisci. Sono certo più timido di voi, signorine. Non sono avvezzo al mondo. Anzi, è la prima volta che esco da solo. Ehi, dove mi portate? Guarda, se vieni con noi. Vieni qui. Ecco. Io non ho una grande esperienza. So che occorre mangiare e dormire al riparo. E che per mangiare e dormire occorrono dei bei soldoni. Stai tranquillo, fratellino, ci penseremo noi. Davvero? Sarebbe fantastico. Ma cosa fate? Cos'è quest'arnese? Ma ti basterà mangiare e dormire? E cos'altro? L'amore. Ah già, l'amore. Devo proprio scoprire che cos'è l'amore. L'amore è un prato verde. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, anche di te. Due non li deludere, credono in te. Tre non farli piangere, vivono in te. Quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche, tutto lascerai. Per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. Tu
Per trovare i nostri personaggi abbiamo bisogno di un detective. Sì, il migliore della città. Ecco dunque, comincio col presentarmi. Piacenza e Valerio. Sì, prego. Manipro, romanziere di grande fama. Avete fame? Permettete un attimo. Non è ancora fatto. E di me si può dire altrettanto. Oh. Manian. Manian. Voi mangiate, noi no, si vede pallido. Come tutti sanno, i nostri personaggi si sono eclissati. C'è stato qualche equinozio boreale fra di voi, qualche divergenza? Cosa? Aspettate, permettete un attimo. Ecco. 8, 11, 17, 21, 21 elevato al cubo meno 32 fa 14. Il mio personaggio, Donatello, è scappato dalle pagine del romanzo del secolo. Bisognerà ritrovarlo. Riportarlo dentro. È un caso letterario. Ti ho preso, maledetto! In nome della letteratura ti arresto! Questo maledetto! Sarà disceso per le scale. Grazie, madonna. Lo riattuccherò. Con un sasso che l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più, amo il bianco tu, sei candida. Qui, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. No, più non cercherò un altro nido. Dopo fuoco non ti lascio più. Quel gabbiano che si nasconde in me, più non volerà in Africa. Quando sto con te sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima. Ma sono tuoi tutti questi piccioni? Sì, me l'ha regalato il mio autore, un grande romanziere. Io amavo gli uccelli, ma prima ho avuto il sospetto, poi ho raggiunto la terribile certezza. Lui mi descriveva come un innocuo amatore del creato, per preparare un trabocchetto a suoi lettori e a me. Prima avrei impiccato un corvo, ho strangolato una donna, sono scappato. Un giallo! Una terribile, delirante catena di delitti paranoici. Che cosa dovevo fare? Ma tu, veramente, come la pensi? Ascoltami bene e capirai.
uscire senza ombrello e camminare sotto questa pioggia che mi pulisce il cuore, lava i miei pensieri, rompe l'agonia dei giorni miei. Come un corvo impazzito, il vestito dal mio corpo toglierò. La malinconia se ne andrà via e volerò. Ci riscalderà e l'amico vento ci guiderà, ci guiderà. Sono d'accordo con te, dobbiamo liberarci per sempre dai nostri piani. Ma vi acciufferò tutti e tre per i capelli. Anzi, per il capelloni. Ti prendi? Ho un tremore alle gambe. Sto pensando a Emanuela, Gianna e Luisella. E le ginocchia mi si allentano. E le gambe mi diventano di ricotta. Strano. Proprio strano. E qui non senti niente. No. È grave. Tu cosa credi che sia? Forse l'amore. Forse corri troppo. Ma no, non è questo. È che mi cedono le gambe quando penso alle ragazze. Questa malattia, l'amore, incomincia questa età, non ha senso senza te. Penso che potrai guarire. E mi sento già morire. Una cosa brucia in me. È l'immagine di te. Alberi verdi, mille colori, una farfalla nell'aria più chiara, fra tanta gente infelice, felice sei tu. Nuvole nere nell'urlo del vento, cominci a pensare che un poco sia lento, ma la paura che senti non sai che cos'è. Lui dice che prende al cuore. Io dico che l'amore prende alle gambe. Sono proprio innamorato. Di tutto. Yeah.
non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. Altra non è, non è niente per me. Ora lo so, sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita. Io voglio per te le tue carezze. Oh sì, io t'amo più. In ginocchio per tre, eh? L'amore è uno. Impara cos'è l'amore. Un giorno d'amore.
cosa starà facendo Gianni? Dove sarà? È andato via, come il vento. Lieve, 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 molto lieve, un vento molto lieve passeva. E come il vento la tristezza passa su ogni ragazzo, su ogni età. Cioè il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri dell'organizzazione. È mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che cos'è questa angoscia dentro me. Sto con gli amici al bar, ma è come fossi là, insieme a quelli che stanno morendo. Stanno sparando, stanno morendo, ma per ognuno che cade giù, muore una piccola parte di me. Telefonato a lei, pronto amore, come stai? Non ho bevuto, sai, però mi sento giù, sto coi pensieri miei a mille miglia e più. Stanno sparando, ma per ognuno che cade giù, muore una piccola parte di me. Ma c'è gente che muore lontano dai suoi, e noi che si muore qui dentro di noi. Sento la vita che se ne va, anche stasera si muore nel bar. Si stanno sparando, prendi un caffè, stanno morendo, ma pensa per te, cade un gettone dentro il jukebox, il disco cambia, che musica è, ma che musica è. Thank you.
Gianni! Fermi tutti! Vi ho presa finalmente, eh? Scappiamo, sì! Ma da chi? Catturiamo il cacciatore! Sì, prendiamolo! Lo terremo come ostaggio! Siamo in 6-1! Forza, all'inseguimento! Ritorna dai tuoi padroni e dirò che siamo liberi! E poi ci piace troppo scappare! Porta ai nostri autori una proposta di pace! Scappo per cantare! E io scappo per parlare! Cantare, lasciate cantare! Niente da fare, miei cari. Ah, dicono che vogliono la vita libera! E vivere insieme alle loro 3 ragazze. In fondo non sono dei cretini, no? Sono carine e ci vivrei volentieri pure io. Andremo lontano. Ormai non abbiamo più bisogno dei nostri creatori. Adesso noi siamo persone in carne ed ossa. Basta un battito delle tue ciglia e sono lontano più di 1000 miglia. Ho per corda la tua treccia e mi scaglio come freccia.